5 anni, dal 2008 al 2009 a me, alcuni dal 2004, ancora anche prima qualcuno. E dal punto di vista giudiziario come sta andando? È ancora tutto fermo, ora il nostro avvocato partirà a fare la causa civile e vedremo un po' cosa scappa fuori. Alcuni casi sono già andati in prescrizione perché di anni ne sono passati molti da quando il promotore finanziario, che all'epoca era iscritto alle liste della Consob e operava per conto di Mediolanum, aveva iniziato a intascare assegni e denaro dei suoi clienti senza però investirli come avrebbe dovuto secondo quanto pattuito con loro. Si è alzata forte la protesta, suon di fischi, megafoni, cartelli e slogan di un altro gruppo di risparmiatori aretini che hanno denunciato di essere stati truffati dal promotore finanziario di fiducia Giulio B. e che per questo già nel 2012 si rivolsero alla Guardia di Finanza. Il presidio si è svolto in Viale Mecenate davanti alla filiale della banca. Secondo la stima della Consob, i soldi sottratti a cittadini di Anghiari, San Sepolcro, San Giustino Umbro e Arezzo ammonterebbero a 320.000 euro, ma si ritiene che non siano tutti qui. Nel 2013 il promotore, che operava per conto di Mediolanum, venne sospeso poi dalla Consob e radiato, mentre nel 2008 invece aveva ricevuto il premio come miglior promotore finanziario. Che era un mio caro amico d'infanzia, per cui se fosse stato un altro promotore che non conoscevo probabilmente sarebbe stata una fortuna perché non gli avrei dato niente, però iniziava il lavoro mandato da loro, inviato con tanto di riconoscimento di tutto, si è presentato, io gli ho affidato i miei, mi ha fatto il contratto, ha firmato i miei risparmi che lui investiva in cose tranquille. Adesso casalinghe e pensionati, figli di risparmiatori ormai deceduti, stanno chiedendo giustizia, assistiti dai loro avvocati, stanno cercando le strade giuste, probabilmente quella civile, per riavere i loro risparmi e chiamano in causa anche lo stesso istituto di credito. Hanno chiamato gli ispettori, io sono andato e mi hanno detto, dice scusi, lei quanto pensa di avere con noi? Io non penso niente, gli ho detto, io vedo quello che è scritto, cioè il suo promotore a me mi ha scritto questo, io quindi faccio riferimento a questo, io non penso niente, non sono in condizione né di pensare né di gestire le mie cose, non l'avrei data in mano al vostro promotore per il quale mi avete detto che io dovevo fare riferimento in tutto. Quanto gli aveva affidato, si può dire? Intorno alle 100.000, cioè 100 milioni, no, una parte mi è rimasta, una parte. Suo amico dov'è adesso? Credo che sia in giro libero per Arezzo, che lo vedono, porta a spasso il cane, che fa le sue cose tranquille perché evidentemente la cosa nella mia fattispecie è andata in prescrizione. Poi dopo ci sono degli assegni che magari risalgono a anni più recenti, per cui ancora... Su quelli si può fare un po' affidamento.